Sì, vabbè, sicuramente l'importanza è sotto gli occhi di tutti di questo gol, perché dopo una partita del genere, dove il primo tempo, diciamo, non è che abbiamo fatto male, però ci siamo addormentati magari nell'occasione dei gol, però abbiamo fatto un gran secondo tempo, siamo entrati con la testa giusta e penso che meritavamo anche di più del pareggio. E poi fuori gioco non credo, se mi vanno annullare pure questo dopo quello con la Salernitana, non ci vado più in aria. Stefano, che cosa hai provato dopo aver visto il pallone in rete? Ma mi mancava un po' questa sensazione effettivamente, però ripeto, oggi veramente non sarebbe stata giusta la sconfitta, quindi sono contento per questo, almeno un punto ce lo portiamo a casa, ma e poi diciamo che non avevamo mai recuperato una partita da 2-0, anzi, ci era capitato di farci recuperare, quindi si vede che stiamo diventando sempre più squadra e ci siamo uniti in questo momento difficile e daremo tutto nello sprint finale. Hai parlato che se c'era una squadra che doveva vincere era il Pescara, probabilmente facevi anche riferimento a quel clamoroso doppio intervento di Mikhail, primo tiro tuo, la prima girata tua era stata perfetta, miracolo, tap-in su Valzani, altro miracolo. Raccontaci un po' quel tiro. Ma niente, io non mi aspettavo nemmeno questa palla che ha messo Fiamozzi direttamente dalla rimessa laterale. Ho visto che era rimbalzato in aria, nessun difensore del Bari era intervenuto e ho provato una rovesciata. Poi non sono stato fortunato, diciamo, perché l'avevo girata bene. E poi è stato bravo anche su Valzania, ma oltre a quello è stato proprio l'atteggiamento della squadra nel secondo tempo con un baricentro molto alto. Siamo andati a pressarli e meritavamo veramente il pareggio. Stefano, un pareggio importante per la classifica, per il morale, ma anche per riabbracciare i tifosi dopo tante difficoltà, alcune polemiche, alcune contestazioni. Gli applausi del 91esimo sono stati esplicativi da questo punto di vista. Sì, ma ovviamente i tifosi non sono contenti della posizione di classifica e si aspettavano altro, però in questo momento credo che servano a poco le contestazioni, perché la salvezza comunque è un interesse di tutti quanti. Oggi il pubblico però vi ha spinto dal primo al novantesimo. Sì, infatti hanno capito che ci possono aiutare, soprattutto le partite che ci rimangono in casa, perché contestare insomma, serve a poco secondo me. Dobbiamo raggiungere il prima possibile la salvezza e poi, insomma, poi si vedrà. Chiudiamo con un'analisi della tua stagione, Stefano, perché hai fatto un inizio davvero importantissimo sia a livello di prestazioni che di numeri. Le prestazioni ci sono sempre state, ma i numeri sono venuti meno. Ora sei tornato al gol. L'hai un po' analizzato questo tuo momento? Cosa ci puoi dire? Ma niente, a me è dispiaciuto non andare in gol per tanto tempo. Ovviamente, diciamo, dal girone di ritorno, perché alla fine del girone d'andata ho trovato il gol e le prestazioni. Poi nel 2018 c'è stato un po' di problemi, un po' meno di continuità, però io ho sempre lavorato per questo e finalmente sono tornato al gol. Fra 3 giorni c'è questa gara importantissima come tutte da qui al termine della stagione a Vercelli in casa di una pro che ha una classifica molto più preoccupante della vostra, un'altra finale da non sbagliare. Sì, dovremmo entrare in campo con l'atteggiamento che abbiamo avuto nel secondo tempo e secondo me anche per tutta la partita che abbiamo fatto a Palermo, un pochino meno oggi nel primo tempo. E con questo atteggiamento, questa voglia di andare a strappare la palla dai piedi degli avversari e voglia di fare gol, secondo me possiamo fare molto bene. Perfetto, grazie.